Ragazzi miei, dovete sapere che ho aperto il Discord ufficiale di Ange, ragazzi. Lo trovate in descrizione e potete entrare tutti quanti, ragazzi. Lì ci sono stanze private e ci sono anche stanze pubbliche in cui possiamo parlare assieme, ragazzi. Entrate nel Discord. Signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo tornati quest'oggi per andare a fare una tier list, ragazzi. Andiamo a valutare tutti gli youtuber, o perlomeno alcuni degli youtuber italiani, e andiamo a dargli un voto, ragazzi. Per votare i nostri youtuber abbiamo a disposizione 5 diverse categorie: epico, fantastico, bravo, non lo guardo, non mi piace, ragazzi. Non mi piace, insomma, è quello peggiore. RIP per chi ci finirà, ragazzi. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Mi raccomando, vi ricordo di entrare nel Discord un'altra volta. Partiamo subito. Iniziamo con qualcuno un po' di chill. Ecco, CiccioGamer89. CiccioGamer89 io lo metterei su epico. Su epico perché comunque è su YouTube da un sacco di tempo. È parte della storia di YouTube Italia, ragazzi. E tutt'oggi continua ad andare bello spedito. Fa le sue visualizzazioni, fa i suoi incredibili video. Continua a rinnovarsi nei contenuti. Quindi fortissimo CiccioGamer, epico, secondo me, che lo merita. Così come Mike Shosha, ragazzi. Mike Shosha è un canale incredibile, per gli stessi motivi esatti. Bella faccia, bella faccia. Io lo guardavo un po' di tempo fa quando faceva i tutorial, perché lui faceva dei tutorial su come costruire varie cose, però non l'ho guardato dopo, per esempio i tempi della Big Vanilla, così non l'ho guardato tanto. Quindi metterei non lo guardo, perché adesso non so che contenuti fa. Non lo guardo non è un brutto voto, ragazzi, è neutro, cioè che non lo posso valutare perché non lo guardo. Così come non guardo Hiro, ragazzi. Hiro non l'ho guardato tanto e ho visto proprio giusto un paio di video per capire un minimo chi fosse, eccetera eccetera. Poi comunque io l'ho conosciuto grazie a Robby e Jenny, e devo dire un bravissimo ragazzo. Abbiamo parlato anche nelle fiere a Romix, ci siamo un sacco divertiti, abbiamo fatto un paio di risate insieme. Però non guardo tanti video, quindi lo metterò su non lo guardo, ma non metto in dubbio d'altronde che sia bravissimo, perché comunque vedo che molti di voi lo conoscono. Robby, ragazzi, Robby lo metterei... Robby lo metterei, non so se fantastico o epico, perché allora lei attualmente credo che sia una delle youtuber più forti, che vanno proprio più bene su YouTube, e quindi per questo lo metterei in epico. Così come se lo merita Jenny, ragazzi. Jenny è bravissima. Io di solito non guardo tanto Roblox, però quando lo guardo Jenny sicuramente è una delle persone che vado a cercare, e ragazzi i suoi video sono fortissimi. Poi lei è una bravissima persona, così come Robby, e quindi ragazzi secondo me epico ci sta per entrambe. Poi ognuno avrà le sue opinioni. Questa alla fine si basa sui miei gusti personali, ragazzi. Andiamo a mettere, ragazzi, Kendall. Kendall lo metterei allora su fantastico, perché non lo guardo troppo. Ok, però ragazzi, Kendall è fortissimo, è lo youtuber di Minecraft per eccellenza in Italia, quindi non puoi dirgli bravo, bravo è troppo riduttivo per Kendall. Che Carly non lo guardo e non ho mai, ho aperto qualche suo video, l'ho guardato qualche suo video e non metto in dubbio che possa piacere a voi, però io non lo guardo tanto, quindi ragazzi non la vado a valutare neanche troppo, ecco, anche perché insomma. Tu player su una console, epico, no cap raga, epico per forza, fanno youtuber ormai da una vita e tutt'oggi continuano comunque a fare i video. Sono bravissimi, ragazzi, sono dei geni allucinanti. Su fantastico vado a mettere anche Lorenzist, perché io non lo guarderei moltissimo perché fa video per ragazzini un po' più piccoli, ma è bravissimo in quel che fa. I video sono editati da Dio, è fantastico, c'ha dei contenuti della Madonna. Quindi Lorenzist su fantastico ce lo andiamo a mettere. Vado a mettere su fantastico anche Gianmarco Zagato, ragazzi, perché è fortissimo, è veramente bravo nell'horror. Poi fa video un sacco interessanti, raga. Io lo guardo molto Gianmarco Zagato, ecco. Nell'ultimo periodo magari non tanto, però io l'ho guardato veramente molto Gianmarco Marco, quindi penso sia veramente veramente fantastico. Così come Marcello Mosca, ragazzi. Marcello Mosca, grande youtuber, grande persona, fortissimo. E arriviamo al king assoluto di YouTube Italia. Se non lo metti su epico, cosa fai? Cosa fai se non lo metti su epico? Dove lo metti Favij? Ragazzi, Favij va su epico per forza. Cioè non c'è neanche tanto da dire, ragazzi, per Favij, perché non ci sono neanche tante parole da spendere, perché è il dio di YouTube Italia, secondo me. Io lo vedo così. Su bravo metterei Nico punto. Non ho guardato tantissimi video, però l'ho guardato, non come per esempio ho guardato Gianmarco Zagato, Marci, però Nico mi sembra veramente bravo, mi sembra anche un bravo ragazzo, quindi lo metterei su bravo. Su bravo, no, su fantastico vado a mettere Nathan FG. Nathan FG lo metto su fantastico perché fa un sacco di short assurdi, è bravissimo, perché comunque sono molto interessanti, sono curiosità quelle di Nathan, ed è veramente molto bravo. Poi l'ho conosciuto anche Nathan, ho avuto la fortuna di conoscerlo ed è stato bravissimo, cioè è stato veramente gentilissimo, super carino, quindi
fantastico Nathan. Su epico, ragazzi, concedetemi di metterci Player Inside. I Player Inside, aspetta, Fabi G lo metto come primo, però ragazzi, i Player Inside su epico vanno messi, sono divini. Non so chi di voi li conosce, perché comunque sono su YouTube Italia da tanto tempo, magari qualcuno di voi li guarda, ma ragazzi, i Player Inside sono pazzeschi, mi hanno veramente accompagnato per un sacco di tempo e ho guardato un sacco di loro video, e tutt'oggi guardo molti loro video. Ho avuto anche loro la fortuna di scambiarci giusto qualche parolina a Romix, ragazzi. E tra l'altro trovate una parte nel vlog del Romix, ragazzi, ve lo lascio in scheda il vlog del Romix, e sono stati molto gentili, molto carini, ragazzi. Quindi Maka lo metterei su Bravo, una brava persona, i suoi video li fa, quindi perché non metterlo su Bravo. Stessa cosa per Nino, anche se Nino ci andava più tempo, però non l'ho guardato per esempio come Marci, come Gianmarco, non l'ho guardato come loro, però comunque vi posso dire che Nino ha un sacco di idee, è veramente bravo, raga. Su Fantastico ci metto anche Nicradogna, che è veramente forte, c'ha un umorismo che fa spaccare dal ridere, ragazzi, è veramente forte. Quindi Nicradogna lo metterò su Fantastico. Epico, Alberto Nasca, non mi interessa quello che volete dire, no, non so se lo conoscete in realtà, qualcuno però che lo conosce magari mi saprà dire se la pensa così o meno, ma ragazzi, Alberto Nasca è partito dal niente, dal nulla, e si è creato un mondo, raga. I suoi video sono dei film, è pazzesca questa roba, quindi io lo metto su epico. Xiao non lo metto su epico perché c'è da troppo poco tempo rispetto agli altri, però lo metto su Fantastico perché anche lui, ragazzi, è partito praticamente dal niente, si è veramente impegnato tanto per arrivare dove è adesso, quindi non si può dire niente. Così come, boh, io direi Fantastico anche i Me Contro Te alla fine, perché comunque loro io non li guardo personalmente, non li guardo perché fanno video per ragazzini più piccoli, lo sappiamo tutti, però non per questo secondo me sono da sminuire, ragazzi. I Me Contro Te anche loro sono partiti, però ragazzi, anche loro si sono creati un impero, fanno di tutto, zaini, scarpe, fanno ogni cosa, ragazzi. Non li metto su epico per il semplice fatto che magari non mi piacciono come mi piace magari Favij, capito? Mr. Domi lo metto su Bravo perché anche lui è, cioè, da poco tempo, ok? Però io, a parte che Domi lo conosco, è un bravissimo ragazzo, ma poi comunque è molto bravo a fare video, ragazzi, fa video molto interessanti anche. Come metto bravo anche a Marques, ragazzi, anche Marques molto forte. Su epico ci vado a mettere Murri, perché Murri, ragazzi, non me lo toccate. Murri, raga, fa YouTube da una vita e tuttora c'ha una marea di contenuti, continua a rinnovarsi, continua a fare una barca di visualizzazioni, è bravissimo nei video, ragazzi. Murri va su epico. Jumpitech lo metterei su epico come Murri, però forse lo metterei, ecco, io ho guardato più Murri, ok, che Jumpitech, quindi Jumpitech lo metto su Fantastico. E su Fantastico vado a metterci anche Frafrog e Richard HTT, ragazzi, non so chi li conosce, ma penso che molti di voi li conoscano, ragazzi, sono bravissimi a disegnare, hanno un modo di portare il loro contenuto che è veramente molto originale. Pogodoggo vorrei metterlo su Bravo Fantastico, su epico, ma non lo guardo, ragazzi, quindi non lo andrò a valutare, ma lo volevo mettere nella tier list perché poi qualcuno nei commenti mi avrebbe detto: ma gente come Pogodoggo, gente come IDF, non potevo non metterli, insomma, nella tier list. Anche IDF non li guardo tanto, quindi li metto su non lo guardo. Lion lo metto su Fantastico, vorrei metterlo su epico, ragazzi, perché so che qualcuno di voi è fan, però abbiate pazienza, è una questione di gusti personali alla fine, no? Io però Lion non l'ho guardato tanto, lo guardavo un po' ai tempi, ma insomma non come ho guardato un Murri, come ho guardato un Favij. Secondo me Lion su Fantastico va bene. Poi che voi pensiate che Lion sia epico, va benissimo, alla fine sono gusti personali, è questione di opinione, no? Maurizio Merluzzo, fantastico, mostruoso, fa imitazioni pazzesche, è bravissimo, niente da dire. I Pantellas epico, ragazzi, fanno YouTube anche loro da una vita, sono storia, sono fantastici, continuano a fare video tutt'oggi, sono molto bravi e li ho guardati veramente per un sacco di tempo, ragazzi, anche loro fanno parte della mia infanzia, quindi epico. Yakidale lo metto su Fantastico perché anche lui è fortissimo, io lo vedo un po' come un genio Yakidale, no? Perché comunque ha fatto un sacco di cose, ha fatto un sacco di esperienze, ha fatto un sacco di video molto vari tra loro, non è che ha fatto sempre le stesse cose, ha fatto veramente un sacco di cose diverse, quindi secondo me è Fantastico, se lo merita tutto. Così come se lo merita secondo me Gabby16bit, perché anche lui fa YouTube da una vita e continua ad andare bello forte, ragazzi, fa un sacco di video, è divertentissimo, è molto bravo, sembra una brava persona, sembra simpatico, non lo conosco, però sembra simpatico ed è bravissimo nei video, ragazzi, quindi Fantastico se lo merita. Come ultimo YouTuber, ragazzi, Ange, però non lo andrò a valutare io. Ange lo metto su non lo guardo, così, tanto per il meme. Ma lo valuterete voi nei commenti, ragazzi. Voi dove avreste posizionato Ange, dove mi avreste posizionato nella tier list? Fatemelo sapere nei commenti. Nel mentre spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a farmelo sapere lasciando un pollice in su. Entrate nel Discord, ragazzi. Mi raccomando, trovate il link in descrizione. E niente, come al solito, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!